Sentiamo Flavia Capone e poi sentiamo anche l'autore dopo aver sentito queste analisi sul suo libro. Flavia. La pioggia, lo sappiamo tutti, non è solo un fenomeno meteorologico, ma è anche una condizione mentale. In questo caso un po' è così. De Giovanni scrive: lasciate fare alla pioggia, che ci obbliga a guardarci allo specchio. E questo è un po' quello che fanno, no? I bastardi di Pizzo Falcone, per l'ennesima volta si guardano allo specchio perché evolvono, cambiano, e quindi anche noi li guardiamo, no? Attraverso questo specchio. E poi c'è il discorso della giustizia. È sempre giusta? Quando si combatte anche in tribunale, si combatte sempre per il bene? Ovviamente no, perché c'è chi deve fare il suo mestiere, difendere anche persone che fanno il male. Quindi questa è una riflessione però sempre interessante anche per la società civile, per capire, no, a che punto, con che occhi bisogna guardare anche alla giustizia. Ha sentito De Giovanni queste analisi, che dice? Ad aggiungere qualcosa? Beh, innanzitutto ringrazio come ovvio per tutti questi bellissimi complimenti. In effetti è vero, ogni volta che tu affronti una storia ti trovi in un punto di vista diverso. Quindi in qualche modo la serialità diventa un contenitore, ma in realtà quello che è importante è il contenuto. Cioè sono importanti le storie che tu metti all'interno, metti in mano i tuoi personaggi. Quindi la serialità non è affatto una ripetitività, ma è un'occasione, anzi, per differenziare le storie profondamente l'una dall'altra. E è vero anche che c'è un quesito fondamentale in questo romanzo, che è chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Spesso noi tendiamo a mettere negli scaffali con molta facilità e molto agilmente quelli che noi pensiamo siano i buoni o i cattivi, ma a volte chi è buono, cioè chi è dalla parte della società che non fa niente di male, si ritrova invece a essere dalla parte di chi delinque e di chi fa del male. E il dilemma etico che arriva a queste persone è di assai difficile soluzione, per non dire assolutamente non risolvibile. Quindi questo romanzo aiuta anche a porsi delle domande da questo punto.